Non capisco perché si è fatto tutto questo rumore e poi il caso viene chiuso così. I miei avvocati prenderanno gli atti e li leggeranno per capire quello che è successo. Sicuramente ci opporremo a questa decisione. Marisa Degli Angeli prende la parola, incredula. Le è stata appena comunicata una richiesta di archiviazione per il tragico caso di sua figlia, Cristina Golinucci, scomparsa da Cesena il 1 settembre 1992. Tuttavia, a gennaio 2023, dopo anni di silenzio, sembrava che il caso si avvicinasse a una svolta significativa. Le indagini erano state riaperte, portando a un sorprendente sviluppo. Gli investigatori stavano concentrando le loro attenzioni su un uomo di mezza età, noto per il suo coinvolgimento nel volontariato cattolico. Era emerso che la scomparsa della Golinucci potrebbe essere collegata a un altro terribile evento accaduto nello stesso periodo, che all'epoca era stato archiviato come suicidio. Si tratta della tragica morte di Chiara Bolognesi, anch'essa originaria di Cesena. La studentessa sparì un mese dopo Cristina e fu ritrovata morta nel fiume Savio dopo altri 23 giorni. Gli investigatori, che a gennaio avevano aperto due nuovi fascicoli d'indagine, sospettavano che entrambe le ragazze fossero cadute vittime dello stesso predatore sessuale, ovvero l'uomo precedentemente menzionato. E potrebbero non essere state le uniche. Altre giovani donne potrebbero essere state adescate dallo stesso individuo. Tuttavia, nonostante queste rivelazioni sorprendenti, le autorità inquirenti non hanno fornito ulteriori informazioni. Queste ultime settimane sono state un periodo di attesa e incertezza per la madre di Cristina, Marisa. Privata di notizie, aveva sperato in un prossimo rinvio a giudizio per uno o più sospettati o almeno in una proroga delle indagini. Al contrario, la procura di Forlì ha avanzato una richiesta di archiviazione del caso. Questa decisione è stata come un fulmine a ciel sereno. Ciò solleva la domanda: cosa è stato fatto durante questi mesi? La polizia, i carabinieri e l'anatomopatologa Donatella Fedeli sono tornati al convento dei frati cappuccini di Cesena, dove Cristina è stata vista per l'ultima volta. Hanno effettuato una ricerca accurata utilizzando il georadar e il supporto delle unità cinofile per cercare eventuali tracce della ragazza. Purtroppo da questo luogo non sembrerebbe essere emerso nulla di rilevante. Nel frattempo gli investigatori hanno proceduto alla riesumazione della salma di Chiara Bolognesi, la cui sepoltura si trovava nel cimitero di Cesena. Questa procedura è stata eseguita allo scopo di effettuare ulteriori accertamenti sui resti della ragazza, al fine di verificare la presenza di eventuali segni di violenza. Al momento non sono stati forniti dettagli sugli esiti degli esami effettuati. La madre, Marisa, aveva dichiarato recentemente: «Spero tanto nel lavoro del pubblico ministero. Una donna su cui ripongo fiducia. Si è interessata al mio caso e mi ha detto che farà il possibile. Invece sono rimasta un po' delusa dalla comunità. Nessuno mi ha contattato, nemmeno dalla diocesi. Non ce l'ho con la chiesa in generale, ma con alcune persone di questo ambiente. Se è vero che è stato un predatore sessuale a far del male a mia figlia e che è stato coperto da qualcuno, allora siamo di fronte a un fatto vergognoso». Tuttavia, chi è esattamente questo misterioso individuo che è al centro di inquietanti sospetti? Una testimone che è stata precedentemente interrogata ha dichiarato che sua figlia è stata una delle vittime di questo individuo. Ha riferito: «Era una persona apparentemente di fiducia. Si faceva chiamare lo zio. Sapendo che cercavo lavoro, ha detto che mi avrebbe aiutata e mi ha procurato un colloquio. Tornata a casa ho trovato mia figlia 17enne rannicchiata nel suo letto. Non ha parlato per mesi, non mangiava più, si era chiusa nel silenzio. Non potevo neanche immaginare ciò che era successo. Solo qualche mese dopo, parlando con un amico, ho scoperto che mia figlia era stata violentata a casa nostra». La donna fu minacciata per impedirle di rivelare la verità. La sconvolgente realtà della violenza si sviluppò all'interno della chiesa e in questo caso sembra che il presunto colpevole sia stato protetto dalle istituzioni religiose.
Ora torniamo ai casi di Cristina e Chiara. Esiste la possibilità che le due ragazze si conoscessero. Sembra che frequentassero le stesse organizzazioni benefiche e potessero condividere amicizie comuni. Entrambe sono scomparse dalla stessa zona geografica. Questo ha portato a sospettare un collegamento tra i due casi fin dai primi giorni delle indagini. Tuttavia, questa teoria fu abbandonata quando il caso di Chiara Bolognesi fu archiviato come suicidio. Ma pochi giorni dopo la scomparsa di Chiara, una telefonata anonima al parroco di Ronta, Cesena, svelò un'inquietante rivelazione. Il corpo di Chiara si trovava nel fiume Savio, mentre quello di Cristina era stato gettato nel Tevere, a Roma. Indicò persino il punto esatto sul fiume in cui i corpi potevano essere recuperati, vicino a un convento abitato da due frati cappuccini che avevano prestato servizio a Cesena. La testimonianza, alquanto sorprendente, non fu subito condivisa con le autorità. Invece il prete raccontò la storia a Marisa. Tuttavia ci volle molto tempo prima che questa informazione venisse rivelata. All'epoca non gli diedi peso, le disse il prelato. Sorprendentemente il corpo di Chiara fu effettivamente recuperato dal fiume Savio, ma non fu mai cercato nel Tevere. Questo errore si è rivelato fatale. Nel 2012 la procura di Forlì iniziò a riesaminare il caso. Furono condotte delle ricerche all'interno del convento dei Cappuccini di Cesena, dove Cristina aveva previsto di confessarsi con Don Lino Ruscelli, il suo padre spirituale. Tuttavia l'indagine perse rapidamente slancio e si arenò. Solo recentemente le autorità hanno deciso di riaprire le indagini, sperando che i nuovi mezzi investigativi potessero finalmente risolvere il caso. Ma siamo giunti nuovamente all'inizio, poiché la procura ha richiesto l'archiviazione del caso. La famiglia Golinucci sta cercando di opporsi a questa decisione. Marisa ha il sostegno dell'Associazione Penelope, dell'avvocato Nicodemo Gentile e alla quale lei è associata. In quegli ultimi momenti, Cristina uscì di casa dopo pranzo, diretta verso il convento. Era serena perché padre Lino le aveva chiesto di passare alle 14:30. Purtroppo, da quel momento in poi, non si sa più nulla di lei. La sua Fiat 500 fu ritrovata nel piazzale del convento e si presentava chiusa a chiave. All'interno vi erano alcuni libri. Inizialmente si ipotizzò che avesse deciso di allontanarsi volontariamente, il che comportò una perdita di tempo prezioso nelle prime fasi delle indagini. Una circostanza bizzarra fu che Don Lino impedì ai genitori di Cristina di entrare nel convento, una decisione assurda e altamente sospetta. 3 anni dopo, una donna denunciò di essere stata picchiata e violentata nelle vicinanze del convento. A seguito delle indagini, fu arrestato Emmanuel Bock, un muratore ghanese ospitato nella struttura. Padre Lino accusò immediatamente Bock del delitto. «È stato lui, lo ha detto a me». Invece Bock fu scagionato. Non era il colpevole, che al momento è ancora libero.